L'Atletico San Buceto si aggiudica la Coppa regionale Abruzzo 2018-2019 e rappresenterà la nostra regione nella fase nazionale. Vince 6-3 su un'ottima free time l'Aquila. Succede quasi tutto nella prima frazione di gioco, addirittura tra il quinto e il sesto ci sono tre reti. Passa in vantaggio il free time l'Aquila grazie a una ripartenza ad opera di Caggiano. In meno di 30 secondi Di Martino di prepotenza porta su l'1-1 il suoi. Ribaltamento immediato di fronte ed è di nuovo Caggiano a portare sul 2-1 la squadra aquilana. Al 14° minuto Matteo Dorazio risolve un batti e ribatti in aria e fa 2-2, ma è di nuovo la formazione aquilana a riportarsi in vantaggio grazie a una pregevole ripartenza di Giannandrea che con un tocco sotto batte Delloso in uscita. Al 18° Di Martino con una botta da fuori fa 3-3 e dedica la sua doppietta al padre scomparso da pochi giorni. Al 26° del primo tempo arriva il sorpasso per l'Atletico San Buceto. Ferraioli compie un tiro da fuori, il portiere aquilano non riesce a trattenere e Nathan il Grande fa 3-4. Nella ripresa arriva il gol al 17° minuto da parte dello stesso Ferraioli e chiude poi Della Matrice nei minuti di recupero a porta vuota usufruendo della tattica del portiere di movimento. Mister Walter Di Domenico, i complimenti alla tua squadra, un ottimo free time l'Aquila, forse oggi è mancato qualcosa in più per avere la meglio sull'Atletico San Buceto. No, abbiamo purtroppo pagato due infortuni importanti, ma ciò non toglie una gara stupenda da parte nostra, da parte del San Buceto. Credo che questa manifestazione, avere due squadre così in campo, ben organizzate, la dimostrazione che si può fare, si deve fare tanto ancora. Però alla fine faccio i complimenti ai miei, perché comunque hanno onorato il campo, sono stati attori principali di una manifestazione fantastica, si meritano tutti gli applausi che il pubblico ha fatto. Peppe Repetto, una vittoria voluta, cercata e trovata. Era una vittoria cercata e poi a volte io dico, ho detto a Simone, le cose nella vita non capitano per caso. Probabilmente ci ha dato la partita del papà di Simone, ci ha dato quella forza in più che ci voleva in queste competizioni, perché come dice il mister, che poi tra l'altro è un grande amico, abbiamo condiviso un'annata fantastica insieme alla Real Dem. E in queste competizioni si arriva a giocare le partite finali senza giocatori da parte nostra, da parte loro. E allora io ho detto ai ragazzi, non è più una partita di fioretto, è una partita di guerra, guerra leale come lo è stata e lo sarà sempre con loro. E abbiamo vinto, l'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta. Un pizzico di fortuna ci sta pure in queste partite, però credo che il San Buceto alla fine la vittoria la possa aver meritata.